Ragazze, il nome e la grancia per quale partecipate? Michela Romano, Madonna delle Grazie. Bocca al lupo. Flavia Rosvino, Terra Murata. Bocca al lupo pure a te. Anna Ambrosino, Madonna della Libera. Bocca al lupo pure a te. Valentina Manna, San Leonardo. Anche a te in bocca al lupo. Arianna Costaiola, Grancia, Sentco. Bocca al lupo, Arianna. Tecla Mammanella, Grancia, Coricella. Bocca al lupo. Giuliana Lubrano Lobianco, San Marezio. Bocca al lupo. Ciao, buonasera, sono Stefano Manfredi della Contrada di Sant'Antonio. In bocca al lupo anche a te. Ma i maschietti, vogliamo sapere il nome dei maschietti. Amedeo Talircio. La contrada? Contrada, vabbè, accompagno la ragazza di Sant'Antonio. Contrada Sant'Antonio. Michele Mammalella. E accompagni? Coricella. Ragazzi. Salvatore Manfredi, Sentco. Gele Tedisco, Valentina Manna. Allora, in bocca al lupo a tutti, ce ne manca uno! Io sono l'accompagnatore della Graziella numero 1, Michela Romano. Quale grancia? Madonna delle Grazie. Nell'anno 2019 è la numero 4, Valentina Manna! La Graziella 2019 della 69esima edizione della Graziella di Procida, anzi della festa del mare di Procida. Un commento a caldo. Sono emozionatissima, grazie a tutti quanti, soprattutto a chi mi ha sostenuta in questi giorni. Ascolta, come mai hai deciso di partecipare? Era davvero quando ero piccola che avevo questo sogno, però non ho mai avuto il coraggio di salire su questo palco e quest'anno mi hanno aiutato i miei amici a darmi forza e mi sono convinta. Chi ti ha prestato questo vestito? È in realtà una mia amica, che però non posso dire il nome. No, va bene. La ringrazio veramente tanto e anche grazie a lei si ho vinto. Guardi, la ringraziamo anche noi perché tra l'altro voglio far vedere principalmente il tuo abito che è splendido. Voglio ricordare che è un abito originale del Settecento che è tutto completamente ricamato a mano con del filo d'oro ed è l'abito tradizionale della Graziella di Procida che era la famosa Graziella descritta da Lamartine. Quindi complimenti, tu rimarrai nella storia. Sei la 69esima e rimarrai anche tu nella storia di questa grande tradizione di Procida. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Sì, voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e soprattutto gli organizzatori che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili. Allora grazie a tutti e ci rivediamo l'anno prossimo. Intanto c'hai un anno da Graziella da poter utilizzare per portare questa tradizione alta in tutto il Mediterraneo. Certo, lo farò volentieri. Grazie. Grazie a te. Dino Ambrosino, sindaco di Procida, 69esima edizione della Graziella di Procida. Un record per una manifestazione, come dicevamo prima, un qualcosa che crea non soltanto sviluppo territoriale, ma una grande resilienza di questo territorio perché fa in modo che le tradizioni continuano a sopravvivere e mantengono alto la cultura del Mediterraneo. Sì, è bella questa iniziativa in modo particolare perché coinvolge centinaia di persone, tra coloro i quali prestano gli abiti, coloro i quali li fanno indossare, le ragazze che partecipano, le loro famiglie. Insomma, i procitani ci tengono a far venire fuori l'identità dell'isola attraverso questa bella manifestazione. Poi il vestito va sottolineato che è di grande pregio, è storico, è settecentesco, con tutti questi ricami in oro originali, quindi ci teniamo in un qualche modo a sottolineare l'importanza di questa bella tradizione, ma anche e soprattutto dell'identità dell'isola. In realtà è un'elezione più che un concorso di bellezza perché conta tanto la serata della Graziella come poi la ragazza è acconciata e come veste questo abito storico, è piuttosto questo perché poi le ragazze prima di arrivare alla serata conclusiva si mostrano anche in abiti borghesi così per dire e a volte la più bella che emerge prima non è necessariamente quello che vince la serata di Graziella perché è un qualcosa in più a un concorso di bellezza e la ragazza che deve rappresentare l'isola lo deve fare al meglio nel costume antico e quindi deve avere quel qualcosa in più che le consente di vincere la competizione.
Ma detto fra di noi, ci sono ancora tanti abiti del Settecento, cioè ci sono tante famiglie procidane che ne hanno ancora e che sono disponibili a metterle a disposizione? La cosa bella è che i procidani hanno conservato questi abiti, tanti li hanno restaurati, certo è sempre complicato poter avere la disponibilità perché ogni volta che si fanno poi questi eventi chiaramente i vestiti si logorano sempre in più, però la cosa bella è che al tempo stesso si sta cercando di fare in modo che si possano costruire degli altri abiti originali, originali nel senso di fedeli alla tradizione, la stessa tecnica lavorativa che consente di realizzare le stesse opere. E avete su Procida degli artigiani che sono ancora in grado di riprodurre questi abiti? In modo particolare c'è Elena che è brava, molto brava a ricamare in oro ed è quello il valore aggiunto di creare poi degli abiti che siano perfettamente rispondenti alla tradizione. Allora un in bocca al lupo a Procida che continui a mantenere viva questa tradizione e quindi ci vediamo alle prossime tantissime edizioni della Graziella di Procida e vi ringraziamo e vi salutiamo da qui. Vi saluto da Procida, alla prossima. Assessore Nico Granito ha organizzato anche quest'anno una bellissima graziella, una tradizione che continua da secoli e da anni, 69esima edizione. Assolutamente, è una grande sfida organizzare una tradizione che va avanti da 69 anni, però ci piace rinnovarci, abbiamo aggiunto qualcosa di moderno come i Ledwall, il gioco a quiz, però rimanendo sempre legati a quella che è la nostra identità culturale. Infatti siamo soddisfatti di avere questa bellissima chiesa che è la chiesa dei marinai come scenografia, animati da giochi di luce veramente straordinari. Sono molto soddisfatto. Poi è bellissimo anche l'aver fatto venire qui le Ebanesis che hanno interpretato benissimo la cultura nostra, quella tradizionale. Le Ebanesis sono una realtà eccezionale, una realtà che viene dal web. Io non le conoscevo, le ho conosciute grazie a degli amici che mi hanno sottoposto all'attenzione questo do bravi, e sono d'accordo con te perché veramente sono riusciti a sintetizzare contemporaneità e tradizione, proprio quello che faceva apposta per noi. E anche un po' di simpatia, di ilarità che poi ci contraddistingue come popolo. Ma sì, comunque la Sagra del Mare è una festa popolare, quindi è giusto che ci sia quel tocco di leggerezza, però con eleganza, perché veramente le Ebanesis sono state sia quello che quello, simpatiche ma raffinate. La Graziella di quest'anno. Guarda, mi fai una domanda che per me è difficile, io sono anche il loro professore, quindi per me veramente sono tutte graziellette, non è una banalità, per me chiunque avrebbe vinto sarebbe stata una grande gioia. Valentina sicuramente è molto bella, è molto graziella, ma sono soddisfatto proprio per la serata in generale. E Valentina Manna di quale grancia era? Di San Leonardo, grancia di San Leonardo. Di San Leonardo, ma... Cosa si aspetta dalla Graziella del futuro? Sinceramente dalla Graziella del futuro mi aspetto che diventi ancora di più testimonial della procidanità e della mediterraneità nel mondo. Vorrei che la Graziella del futuro avesse un respiro ancora più internazionale, cioè perché questo concorso, questa manifestazione è unica e vorrei che facesse di più rumore in tutto il Mediterraneo. Ma soprattutto una grande resilienza di questa manifestazione che ormai non solo è la 69esima edizione, ma portiamo costumi del Settecento, tradizioni che vengono da millenni, quindi più di altri questo territorio, oltre a fare innovazione sotto tanti punti di vista, fa resilienza. Assolutamente, io sono convinto che questa manifestazione e quello che facciamo come iniziative siano veramente un veicolo di cultura importante. Non esistono eventi effimeri se hanno però una visione lungimirante. Noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato, speriamo che nel futuro possa andare sempre così.